cari amici, buona giornata a tutti quanti. Oggi, dopo la provincia di Gorizia, siamo tornati in provincia di Udine ed esattamente siamo a Paderno di Premariacco e siamo in occasione di questa decima tra i vigneti e il Natisone. Giornata è stupenda, promette molto bene, l'affluenza è veramente ottima fino a questo momento. Oggi come accompagnatori avrete uno staff di amici veramente in gamba, rimarrete sorpresi. Con l'augurio di un buon divertimento a tutti, ci vediamo più tardi. Ciao e grazie. Buongiorno a tutti, ci troviamo a Paderno alla decima marciatona, le iscrizioni sono già vicine ai 500, qui abbiamo i bambini della scuola di Premariacco che hanno contribuito nel percorso a mettere dei cartelli di carattere naturalistico. Il percorso sarà, Riccardo, di quanti chilometri? Di 8, 16 e 21 chilometri. E si snoderà sul territorio bellissimo qui circostante. Buona camminata a tutti. Oh, vedo che qua c'è già qualcuno che si impegna correndo, anzi più di qualcuno. Oh, buongiorno a tutti, buona camminata, buona passeggiata, mi raccomando, fateci sapere se il percorso, com'è questo percorso. Riccardo, siamo sul ponte che collega Orsari a Leproso. Una volta c'era una passerella di legno di cui ci sono ancora i resti laggiù. Abbiamo qui con noi Michele. Michele, cosa sai dirci di questo mulino? Allora, in questo momento ci troviamo in un posto caratteristico del comune di Premariacco ed è particolarmente una zona immersa nel verde, è l'antico mulino di Leproso ed è un mulino privato che recentemente è in fase di ristrutturazione e brevemente verrà creata una convenzione in maniera che questo mulino possa essere fruibile anche a tutta la cittadinanza del comune. Margherita, dove ci troviamo? Ci troviamo a Poggiobello, che si trova a Oles di Manzano. Alle nostre spalle c'è l'antica città di Cividale.
I vigneti si estendono per 110 ettari su terrazzamenti e sono disposti in anfiteatri naturali. Qui con noi la signora Giusi. La signora Giusi, com'è andata questa corsa? Benissimo, una giornata meravigliosa. Dai, più di così ci vino di me, giusto? Come trova questo territorio? Le è piaciuto? Bello, bello. Friuli Doc, dai, disin. Giusto? Friuli Doc, mandi. Cari amici marciatori, buonasera. Proprio di marcia volevo parlarvi oggi. Il passaggio dalla camminata alla corsa è la marcia. È la marcia delle origini antichissime, ma ha origini antichissime anche il movimento della marcia. Camminare è un gesto semplice e naturale, mentre marciare è già un qualche cosa di più, un qualche cosa di più tecnico. Non parliamo della marcia agonistica, perché andremo in un terreno troppo tecnico, però parliamo di una marcia un pochettino più spinta, che ci consente di trascorrere, di camminare un po' più velocemente, ecco. E in che cosa consiste questa differenza tra la marcia e la camminata? Consiste nell'utilizzo delle anche, nell'utilizzo del muscolo gluteo, va bene, in modo un po' più importante. E quando si cammina un po' più velocemente ci si accorgerà che si utilizza il bacino quasi, lo metto tra molte virgolette, muovendo il sedere, per cui sculettando, ma questo non è una cosa negativa, è una cosa positiva, nel senso che noi tonifichiamo questo muscolo che è il grande gluteo, che è importante per la nostra per la nostra postura, per la nostra posizione, e allo stesso tempo facciamo il passo un pelino più lungo, un po' più lungo. E provate, quando andrete a fare la prossima vostra marcia, a sculettare un pochino, portare un po' più avanti l'anca deve andare un po' più avanti e fare il passo un pelino più lungo, ma non troppo, un pelino più lungo. Si sente proprio questo bacino che si muove e noi gli diamo la possibilità al nostro corpo di aumentare, come se dovessimo danzare, come dobbiamo danzare camminando, e vedrete che alla fine un po' il sederino vi fa un po' male, però avrete percorso la stessa distanza in minor tempo e avrete tonificato un po' di più il muscolo gluteo, questo muscolo gluteo che ci introdurrà nelle prossime puntate alla corsa vera e propria, che è molto importante, per cui il passaggio è molto importante tra la marcia e la corsa. Una buona serata a tutti e soprattutto il nostro motto, come sempre, che camminare bene è meglio che correre male. Piccoli marciatori che si stanno ristorando dopo la fatica fatta. Com'è andata la marcia? Bene. Bene, cosa hai mangiato di buono? Niente. Niente? Allora devi correre a mangiare. Tu? Io ho mangiato un panino. Con cosa? Con la marmellata. Buono? Sì. Sì. Ci troviamo a Rocca Bernarda. Tommaso, cosa ci racconti di questo bellissimo castello? Il castello inizialmente era un feudo del patriarcato aquileiese. Il castello fu costruito da Ippolito Valvason per il figlio Bernardo nel 1567. Grazie alla competenza di Gaetano Perusini venne coltivata l'uva piccolina. Quello che vedete è un cipresso, ha 400 anni
ed è un monumento naturale. Siamo sulla passerella di Firmano, sul fiume Natisone, ed ecco le nostre atlete che arrivano. Più di 1400 partecipanti, Silvio Dendomeni e Felet. Per la 20ª Sport e Solidarietà, ciao e grazie a tutti. Grazie a tutti e ciao.